Buongiorno ragazzi, oggi vi porto a Los Estancos. Ma no ragazzi, vi ho preso in giro, Los Estancos non significa gli stanchi, significa i tabaccai, che è ancora più strano. Tanti falsi amici tra l'italiano e lo spagnolo, ve lo dico spesso nei nostri video. Se non sei ancora iscritto, iscriviti al nostro canale subito per rimanere aggiornato sulle isole Canarie. E se il video è di tuo gradimento, spolliciata di mi piace per aiutare il canale a crescere. Oggi ragazzi vi porto in questo paese stupendo, si trova molto vicino a un posto in cui vi ho già portato, che si chiama El Time. Ti lascio il video qua sopra, a fine video vai a darci un occhio. Ma ubichiamoci fin da subito, siamo nel municipio di Puerto del Rosario, capitale dell'isola di Fuerteventura, che ospita più di un terzo degli abitanti totali dell'isola. Zona abbastanza ventosa quella di oggi, siamo a 260 metri sul livello del mare, anche se in realtà il mare a distanza si vede da quasi tutte le proprietà. Puerto del Rosario dista solo 6 km da dove siamo oggi, quindi passiamo dalla città alla vera campagna nell'arco di 5 minuti di auto. Tra l'altro questa zona è super servita di mezzi pubblici e anche i taxi vengono senza nessun problema. Nel 1991, l'anno della mia nascita, questo piccolo villaggio aveva circa 270 abitanti, che sono aumentati nell'arco degli anni fino ad arrivare ad oggi a quasi 1000 persone. È una zona chiaramente rurale, dove ci sono tantissime case singole, quasi tutte, diciamo il 95%, di cui tante, davvero tante, più di un 50, ville di qualità, molta qualità. Che tipo di persone vengono a vivere qui? La maggior parte delle volte sono nativi dell'isola, gente che già viveva qui, quindi è cresciuta in questo paese e si è comprata uno dei tanti terreni che qui costano molto meno rispetto a altre zone più blasonate dell'isola, e soprattutto gente che lavora a Puerto del Rosario, vuole essere a 5 minuti da casa, ma non vuole vivere in mezzo alle auto, lo smog e soprattutto i palazzi. Los Estancos è famoso per essere stato un aeroporto di riferimento per Fuerteventura all'inizio dello scoppio turistico negli anni 50 e 60. Quando si decise di abbandonare l'ancora più obsoleto mini aeroporto di Tefia, che risultava essere troppo scomodo per Puerto del Rosario, che ai tempi si chiamava ancora Puerto Cabras, il porto delle capre, e non essendoci realmente una zona turistica al Cotillo o a Coralejo come quella che conosciamo oggi, era completamente differente la realtà dell'isola di 70 anni fa, si decise per l'appunto di spostarlo in una posizione più adeguata e più vicina alla capitale. Ed ecco che quindi in queste pianure, perché di questo stiamo parlando, di una zona collinare con un sacco di pianura, stavano per creare quello che poi divenne l'aeroporto di riferimento fino al 69 per questa bellissima isola. Iberia faceva una tratta giornaliera Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote. Chi veniva da fuori o andava a Gran Canaria o andava a Lanzarote e poi voleva magari soggiornare a Fuerteventura, prendeva questi piccoli voli e veniva qua sulla nostra isola. Negli anni divenne però obsoleto anche questo aeroporto, prediligendo poi una zona sul mare e anche molto più comoda, che è l'attuale aeroporto del Matorral. Los Estancos confina con paesi come Tetir, che ho portato, te lo lascio qua sopra, come già detto El Time e anche la Asumada. È una zona dedicata agli amanti della terra, della pace, e che non disprezzano il vento, perché il vento è davvero una dominante di queste zone. Paradossalmente è molto più intelligente venire a vivere qui e soprattutto comprare ancora oggi dei terreni qua per dei prezzi molto interessanti, oppure poter comprare dei ruderi che possono essere poi ripresi e chiaramente resi vivibili senza la necessità di dover passare tramite nuove licenze di costruzione con attese fino a un anno e mezzo. A livello di servizi il paese non offre praticamente nulla e ci si appoggia sempre alla vicina Tetir. Vicina Tetir che in realtà è raggiungibile anche a piedi, che è sempre stata un po' il riferimento di tutti questi piccoli pueblos, con la propria piazza, la chiesa e soprattutto servizi quali supermercati. Le ville che si possono trovare in questo paese sono sempre di circa 200, 220, 250 metri quadri di costruito. Sono di una qualità medio-alta, perché comunque il nativo tende a mettere più soldi anche di quelli che ha nella casa che compra per sé, quindi è sempre molto meglio comprare una casa se cercate qualità costruttiva, perlomeno
se cercate qualità costruttiva è sempre meglio comprare in queste zone piuttosto che magari zone molto più turistiche dove a suo tempo si costruiva risparmiando su tutto. Questa è una cosa che non mi stanco mai di dirvi, c'è sempre questo pensiero che nelle zone più turistiche ci siano le case più belle in assoluto, forse esteticamente sì, ma a livello strutturale fate sempre molta attenzione, dall'appartamentino piccolino alla villa grande. Io rimango in attesa di sapere il vostro punto di vista su questo piccolo villaggio. Sono sicuro che ad alcuni di voi incanterà per la sua vicinanza alla capitale, ma per il suo essere decentrato dalla ressa e soprattutto da un turismo e un residente prettamente italiano, perché qua ce ne sono davvero pochissimi, parliamo nell'ordine forse di una decina. Spero che in questo breve video di oggi abbiate apprezzato il genuino che c'è in questi piccoli paesi disseminati per l'isola di Fuerteventura. Il nostro video finisce qui, ma noi ci vediamo come sempre sul posto a Fuerteventura. Ciao!